Apriamo con il sorriso di mister Zironelli, buon pomeriggio. Questa conferenza stampa pre-gara, ormai siamo in pieno clima, rush finale di campionato, manca poco per tagliare questo traguardo salvezza. C'è un impegno importante perché non va sottovalutato l'avversario per evitare spiacevoli sorprese. Certo, mai sottovalutare nessuno, l'abbiamo visto, ne abbiamo consapevolezza nel campionato che abbiamo fatto e quindi è partita difficile, anche se sono ultimi in classifica, però una squadra viva, ha dato tre gol a Sintelba Longa, di conseguenza troviamo sempre delle squadre anche tra l'altro in forma e quindi noi stiamo bene, abbiamo lavorato bene, veniamo da una sconfitta che ci poteva anche portare un risultato positivo se non avessimo preso la traversa con Mario o qualche altra occasione, perché alla fine abbiamo subito un gol evitabile, però fa parte dell'esperienza, ne abbiamo avuto purtroppo con un po' frequenza di gol così tipo presi a Nocera e di conseguenza abbiamo lavorato su questo e cercheremo di migliorare e di migliorare la fase conclusiva. La domanda sembra sempre la stessa, possiamo tagliarne una di conferenze stampa precedenti e attaccarla a questa. Parliamo delle assenze, tante ormai che da sempre ti hanno condizionato nel lavoro infrasettimanale, però ovviamente San Marzano non cerca giustificazioni, tantomeno tu, no. È una squadra che comunque anche nei rincalzi ti ha dato dimostrazione di meritare una maglia da titolare in tutti i reparti e in tutti i ruoli. Sì, abbiamo delle assenze, abbiamo dei giocatori che non sono fisicamente a posto, però stanno stringendo i denti da qualche partita e questo va fatto i complimenti perché convivono con dei dolori, però il momento è questo, non bisogna mollare niente, cerchiamo di stare compatti, uniti e come hai detto tu è importante soprattutto chi subentra, oltre a chi parte, devono capire bene la partita. E devono cercare di essere decisivi, non abbiamo bisogno dell'eroe della situazione, ma cercare che ognuno dei componenti della rosa porti il suo mattoncino per queste ultime quattro partite, per dare un senso, non diciamo positivo, però per cercare di toglierci delle soddisfazioni che ci aspettavamo nel campionato. Mister, dall'altra parte c'è da temere innanzitutto, definiamola tra mille virgolette, forza della disperazione per poter provare a salvare il salvabile. Sì, però noi dobbiamo pensare a noi e fare le robe bene e precise. Ok, ci sono gli altri e come ho detto è una squadra che viene dal risultato positivo, ultima in classifica, però dobbiamo migliorare le nostre cose. E per fare questo bisogna essere tecnicamente perfetti e fare la partita perfetta. Domani è una grande occasione, sarà caldo, tutto quello che vogliamo, però non dobbiamo stare qua a crearci degli alibi, ma dobbiamo andare forte e cercare di fare una grande partita.